Ragazzi, non ho ancora finito, eh. Prima ho fatto la race su RGT, come abbiamo visto, ma oggi non mi basta. Oggi non mi basta e faccio un workout su Zwift. Ho messo la maglia celebrativa di Zwift, il Tour de Zwift. Guardate che bella maglia, ragazzi. Questa qui la davano col Tour de Zwift del 2021. Comunque dicevo, ho fatto una gara dura su RGT. Purtroppo abbiamo fatto dodicesimo, ma chi se ne frega? L'importante è divertirsi. Ma adesso voglio andare a fare un workout nella piattaforma Zwift, perché non c'è niente da fare. Io Zwift lo critico sempre per i prezzi dell'abbonamento, 15 euro sono tanti. Però bisogna ammettere che i workout su Zwift sono i migliori, sono i più divertenti, con i loro archi luminosi, con i loro rumori, danno una stimolazione massima. Vediamo se parte sto Zwift, se riusciamo a farlo partire oggi, mannaggia Zwift. Ok. Allora, ragazzi, dicevo, Zwift è il migliore. Adesso mi creo un mio workout personale. Oggi voglio farlo veramente spaccagambe, perché vedete com'è facile con Zwift. Di qua alzate, abbassate i watt, di qua allungate, accorciate il tempo, di qua mettete una sequenza. Di qua mettete una cadenza. Va bene, ragazzi, adesso io mi creo il mio workout e poi ci vediamo dopo. Ok? Eccolo qui, ragazzi, l'ho creato. Guardate che spacca gambe, ragazzi. Una cosa senza senso. Dopo la race di RGT, farsi questo spaccagambe ci vuole coraggio. Vabbè, proviamo a farlo. Aspetta, però prima voglio scegliermi un percorso. Sì, Londra va bene. Londra va bene. Via, si parte. I fantastici workout di Zwift. Ma che cacchio. Allora, 10 minuti di riscaldamento. A 150 watt a salire. E poi guardate che tabella, ragazzi. Dopo 10 minuti inizia l'inferno. Inizia l'inferno. 5, 10, 15, 19 ripetute. Ah! Di qua vi avviso del vostro target. Se doveste andare sotto, sopra, lui ve lo dice. Quando iniziano i segmenti c'è un arco luminoso. Questa qui è una SFR 4020. Praticamente sono 40 secondi a un certo wattaggio con 20 secondi di recupero per 5. Come dico sempre nei tutorial che spiego dei workout, durante il workout il rullo entra in modalità erg. La modalità erg vuol dire che il rullo interattivo non segue più la strada, non segue più le variazioni della strada, salita, discesa, pianura. Cioè il rullo interattivo simula la pendenza e si indurisce in base alla strada per rendere la pedalata più reale alla realtà. Durante la modalità erg
non segue più la strada, ma segue la vostra tabella. Se io nella tabella poi nei segmenti avrò 5 ripetute da 40 secondi a 300 watt, lui mi prepara il rullo per andare a 300 watt. Non è che il rullo va a 300 watt, ma lo indurisce in modo giusto che io sviluppo 300 watt. Un minuto ragazzi e ci siamo, un minuto e parte nei segmenti. Come dicevo prima, i workout su Zwift sono i più belli in assoluto, non c'è niente da fare. Purtroppo mi tocca ammetterlo, che io critico sempre Zwift per via dei suoi costi di abbonamento, sono dei ladri, 15 euro al mese. Però bisogna ammettere che i workout sono i più belli. Eccolo lì, di là inizia, 40-20 per 5, 300 watt. Din, 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 din. E come sono lontani questi archi con 40 secondi. Come sono lontani questi archi con 40 secondi. Riposo. E qua inizia subito l'altro. Via. Durissimo. Durissimo sto workout. Via. Andiamo a fare la quarta di 5. E la prima serie è fatta. Due minuti di respiro. Eccolo lì l'arco. Oddio. Forse oggi dopo la race mi sono sopravvalutato. Ho fatto 35 km di race su RGT, puoi venire qua, proviamo. Partiamo con la seconda batosta. E 20 secondi sono pochi di recupero. Devo fare almeno 30. Thank you.
la seconda tabella. Fatto. 2 minuti di recupero. 5 per 400 watt. 40 secondi a 400 watt per 5 volte. Secondi, vediamo cosa riusciamo a dare. Adesso consumo i miei 25 km perché Zwift, quando vi scade l'abbonamento, ogni tot di giorni, mi sembra 30-40, vi regala 25 km. Non sono molti, però uno per cambiare le fa, per variare le fa. Adesso faccio questi 25 km, li ho finiti, solo 4 me ne sono rimasti. E poi fra 30 giorni faccio altri 25 km. E 15 euro a Zwift, per adesso non gliele do. Vediamo il prossimo autunno. Ok ragazzi. Prima abbiamo fatto un workout terribile, da 300-400 watt. Dopo la race di RGT. Ciao ragazzi, dal team ADR, ADR sta per Amici dei Rulli, su RGT. Ci trovate sul gruppo Facebook RGT Team ADR Amici dei Rulli. Ciao ciao.